Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi reaction al video di Andrea Mantello sullo street lifting e la sua ipotetica morte. Bene, andiamo a vedere Andrea che cosa ha da dire, ma prima di tutto ti invito a sfruttare la super promo sulla Strength Tour, qua link in descrizione. Acquista subito il ticket della Strength Tour 2025, oltre alla Titan, ovvero le gare di single lift by Vulcano. Scopri tutto nel link in descrizione. Andiamo adesso a vedere Andrea che cosa ha da dire. Esagerato, però stesso di quello che ho da dire ha funzionato. Iniziamo un attimo col definire cos'è lo street lifting. È uno sport basato su quattro alzate: muscle up, pull up, dip e squat. Queste quattro alzate hanno lo stesso valore? Dopo lo vediamo. Nella gara l'obiettivo è quello di portare il più alto carico possibile sulla singola ripetizione e si hanno tre tentativi per ogni esercizio. Chi vince la gara? Chi ha il totale complessivo degli esercizi più alti in termini di chili. Ad esempio, 20 kg di muscle up come carico massimo, 80 kg di chin up, 100 kg di dip e 200 kg di squat va a fare un totale di 400 kg. Nelle competizioni, in sostanza, avviene questo, che si va a creare un total con i primi tre esercizi. Questo total però viene generalmente superato da un solo esercizio, che è quello finale, lo squat. Cioè proprio... Bene, qua spiegazione chiarissima, oserei dire, di Andrea Mantello su che cos'è lo street lifting. Ha illustrato le quattro alzate, poi non ha parlato delle varie gare tipo la Titan, che trovate il link in descrizione, che sono di single lift, ovvero di alzata singola, ma ha parlato in generale delle quattro principali, quattro principali movimenti, quindi muscle up, pull up o chin up, quindi pull up, la trazione a presa prona e il chin up a presa supina, poi il dip e lo squat. E già qui sta accennando che tuttavia lo squat potrebbe essere a questo punto l'alzata dominante. Quindi lo spiega perfettamente, dando una definizione anche ottima per quanto riguarda lo street lifting, e fa un esempio anche di totali. Poi in termini di chili lo squat va a sovrastare gli altri tre esercizi precedenti. Si potrebbe fare una ripartizione binaria tra upper e lower body, quindi ripartiti in maniera equa, nella quale appunto ci sarebbe un 50% derivante dalle prime tre alzate che sono di upper e un 50% dalla singola alzata di squat che sarebbe di gambe. Questa ripartizione in linea teorica e linea di principio potrebbe essere estremamente corretta, perché va a dividere praticamente a metà l'upper body dal lower body. Ecco qua, blocco un attimino, praticamente nella live con Tonio Zeidler, che saluto, abbiamo parlato se usare il punteggio a total oppure i coefficienti o altra tipologia di punteggi che alla Strength Tour abbiamo sempre cambiato, e lui ci aveva risposto appunto che se dividiamo il corpo tra upper body e lower body, sugli atleti elite abbiamo questa ripartizione 51% 49, 50-50, così via. Comunque è proprio dimezzata, e Andrea infatti lo spiega anche qui ottimamente. Dandogli uguale valore. Questa equità però esiste solamente in linea teorica, perché poi nella linea pratica questa ripartizione binaria fortemente a favore dello squat porta ad un cambiamento di allenamento, porta ad un cambiamento sia delle modalità sia dello stile di allenamento. Ecco, in realtà questa equità tra lower e upper body si vede solo negli atleti elite, come abbiamo visto nel salotto di Simone che trovi qui sul canale. Negli atleti intermedi o appunto open, in caso di squat, c'è un grandissimo squilibrio, quindi non ci sono più queste percentuali 50-50. Quindi se si considera solo l'elite e si pensa che le gare saranno fatte in futuro solo da atleti elite e non si darà più spazio a persone di gareggiare, perché gli elite dureranno in eterno, allora potrebbe essere giusto questo ragionamento. Quindi ci metto un pizzico di ironia, proprio perché lo sport prevede che ci sia un riciclo, che si formino atleti giovani che diventeranno forti e che soprattutto questi atleti giovani siano invogliati a iscriversi alle gare e non a essere scoraggiati da una determinata modalità. Ma andiamo a vedere cosa ha da dire Andrea. Ancora di più, nelle competizioni femminili avviene che il totale di chili dello squat va a superare abbondantemente quello dell'upper body. Quindi se con l'upper body, ad esempio, facciamo 70 kg di total, spesso si vede uno squat che lo va a superare anche del doppio, quindi con 130-140 kg. Capirete che questa ripartizione... Bella considerazione sulle donne, è vero, abbiamo visto delle donne tipo Anita, che saluto, lei ha fatto anche il muscle up, tra l'altro non era in gara per quanto riguarda la Strength Tour, perché la Strength Tour in sé non prevede il muscle up delle donne, ma prevede pull up o chin up, dip e squat. E Anita era prima incontrastata e poi si è fatta superare sostanzialmente da questo squat, no? Quindi anche qui possiamo fare un ragionamento e uno può dire: sì, allena lo squat anche te e vediamo.
Però era, il ragionamento di Andrea era sul, in questo caso nelle donne, l'upper body è sminuito tantissimo rispetto al lower body, ma faremo anche dei calcoli con le percentuali in un altro salotto di Simone, anzi non perdertelo perché è lunedì sera, se questo video lo vedrai successivamente lo trovi già sul canale, salotto di Simone, coefficienti o total, e troverai un'interessante discussione. Partizione non ha molto senso e vi spiego anche perché. C'è una sorta di ingenuità, voglio pensare io, nel analizzare le gare. Non voglio pensare che ci siano delle persone che hanno solamente degli interessi personali, viste le proprie caratteristiche fisiche o dei propri atleti. Quindi partirò col principio un po' utopico. Ecco, la prende piano Andrea. Andrea dice, ma voi volete il bene dello streetlifting o il bene del vostro coaching? Esempio, siete degli atleti che insegnate a fare squat, è ovvio che volete il total, perché comunque vendrete più coaching. Ecco, su questo io mi sento di escludermi, perché essendo organizzatori e non vendendo coaching di squat o di altro, a me interessa che lo streetlifting, a me e a noi di Vulcano Fitness, interessa che lo streetlifting prenda sempre più piede. Perché? Perché se lo streetlifting prende sempre più piede, ovviamente noi avremo più ticket per quanto riguarda la strength tour, venderemo più strutture per permettere a voi atleti di allenarvi al meglio e come ogni anno impiegheremo sempre più capitale per investire. Quest'anno abbiamo creato la Zeidler, la struttura fatta grazie ai vostri commenti, dove abbiamo messo il sistema a leve e abbiamo creato una struttura veramente potentissima che potete vedere anche in vari video della strength tour. Quindi è tutto nostro interesse, a parte la passione che ormai non voglio più citare perché mi sembra mi sembra scontata, ma voglio mettere anche l'aspetto brutale economico. Vulcano Fitness, certo, ha tutto l'interesse a far sì che lo streetlifting migliori e copra sempre tantissime persone e le raggiunga in tutto il mondo. Quindi questo è il nostro obiettivo, assolutamente. Non è l'obiettivo del coaching, quindi monopolizzarlo verso lo squat piuttosto che altro, ma noi vogliamo fare in modo che sia tutto ben bilanciato e che tutti gli atleti possano divertirsi a praticare equamente tutte le alzate e a performare al meglio. Che tutti quanti abbiano a cuore la crescita dello streetlifting e non la pubblicità della propria palestra, del proprio coaching, dei propri allievi per dimostrare di essere i più forti, perché non funziona esattamente così. E come le alzate di upper hanno bisogno di molti anni per essere allenate, ma valgono meno, anche lo squat ha bisogno di molti anni per essere allenato, ma vale molto di più. In questa ottica cosa succede? Aumentare il carico nei muscle up, ad esempio, di 5 kg è molto difficile. Aumentare il carico del chin up di 5 kg ad un livello già medio-alto è difficile. Aumentare il carico di squat a qualsiasi livello, a meno che non siate ad un passo dal record del mondo, di 5 kg è molto facile. Io in un anno, ad esempio, allenandomi 5 volte a settimana, 4-5 ore al giorno, sono riuscito a migliorare nella trazione di 2,5 kg in un anno. Nello squat di 30 kg. Ovviamente partivo da un livello basso in squat. Ecco, questa è un'analisi interessante e Andrea giustifica dicendo io partivo da un livello basso, quindi ho messo 30 kg in squat in un anno, ma perché partivo da un livello basso? Beh, ma attenzione, quanta gente parte da un livello basso nello streetlifting? Tutti i futuri campioni, tutti i futuri atleti, quindi noi dobbiamo tutelarli queste persone e invogliarle ad allenarsi, non farle spaventare e farle abbandonare tutto. Quindi assolutamente questo è un discorso che va fatto, anzi andremo a vedere anche con i risultati strength tour tra 2023 e 2024 anche atleti di livello dove hanno messo la maggior parte di chili. È scontato che li abbiano messi nello squat, ma andiamo a vedere anche percentuali e quantità di chili. Questo perché? Perché ovviamente farà sì che le persone poi si concentrino tutte sullo squat e non sul muscle up, quindi tralasciando una delle alzate cardine di questa disciplina, che non verte solamente sullo squat. Squat, e sono ancora ad un livello basso, ma più 30 kg l'ho visto fare anche a chi era già ad un livello altino. Una delle contestazioni che ho visto è, ma gli atleti che vincono sono quelli che hanno le alzate forti in tutti e quattro gli esercizi. Non è esattamente vero. Ci sono alcuni casi particolari di 2-3 persone al mondo che hanno 4 alzate forti, ma il resto invece è ripartito proprio così, con uno squat molto forte e una delle 3 alzate di upper molto scarso. Il problema è questo. Senza un muscle up forte si può vincere una gara. Benissimo. Lo dimostra Valerio Naldi all'ultima strength war, che ha portato 1,25 kg e ha vinto la gara. Ma anche lui, direte, è un caso isolato. Però senza un muscle up forte, lo vediamo in tante competizioni, si può vincere benissimo la gara perché non è il muscle up che ti dà i chili sostanziosi sul total. Senza
Ecco, Andrea fa l'esempio di pochi esempi di genetica dove sono tutti bilanciati, ad esempio Amedeo Pulcini, abbiamo il caso magari di Xavier, abbiamo il caso di vari atleti che hanno le quattro alzate molto molto bilanciate. Lui cita anche Valerio Maldi che ha vinto la sua categoria, ricordo che però anche Valerio ha con un peso di 123 kg. Ovviamente 1,25 kg di muscle up è un grande risultato, non voglio sminuire assolutamente con il ragionamento di Andrea la prestazione, ma è anche vero che probabilmente Naldi avrebbe vinto comunque perché lui con 190 kg di dip e 300 kg di squat si porta a casa praticamente 490 kg solo con due alzate. Quindi attualmente altri atleti non sono di suoi pari livello, ma perché anche per il tempo di allenamento, Valerio si allena da tantissimi anni e comunque gli altri atleti stanno mettendo su tantissimi chili nello squat, ma lo vedremo anche al salotto di Simone, ormai i 200 kg sono la base, tantissimi atleti come Amedeo Pulcini in seconda alzata 260. Ho detto, vabbè, tanto ho già vinto, non alzo più nulla. Quindi abbiamo diversi casi dove si può analizzare questo trend che ormai è ovvio. Io ho aspettato appositamente la Strength Tour 2024 per dimostrarvi questo. Vi ho detto, va bene, non lo capite il discorso, facciamo la Strength Tour con i total e andremo a vedere i risultati. Cosa è avvenuto? Quello che vi avevo già detto prima, ovvero quello su cui stiamo discutendo. Un chin-up forte si può vincere la gara perché molti hanno vinto anche con 50-60 kg di chin-up che sono un livello basso anche nella meno 66 maschile. Senza un dip forte si può vincere la gara, però ovviamente bisogna avere uno squat molto forte e un chin-up medio-alto, però si può vincere comunque la gara anche senza un dip eccezionale. Senza uno squat eccezionale non si può vincere la gara, tranne in rarissimi casi, forse una persona o due proprio al mondo che hanno un upper talmente mostruoso e irraggiungibile che con uno squat medio alto riescono comunque ad avere un total. E questo è il problema principale, questo è proprio il problema principale. Abbiamo visto il caso di Diego Macri, atleta fortissimo, di Anita tra le donne e di altri atleti che poi vedremo bene approfondendo tutti i ragionamenti, guardando i numeri alla mano, che si sono visti togliere, tra virgolette, anche il podio proprio per questo motivo. Vuol dire che dobbiamo debellare lo squat e sminuirlo? No, vuol dire che gli dobbiamo dare le giuste proporzioni. La Strength Tour 2023 era proprio calibrata su questi presupposti. Prevedeva coefficiente di 2,1 per il muscle up, 1 per il pull up, 1 per il dip e 0,6 per lo squat. Perché? Ce li siamo inventati noi i coefficienti? Secondo me, secondo te? No, perché noi prendiamo tutte le alzate, le ultime alzate di tutte delle ultime Strength Tour di tutte le gare fatte. E di conseguenza andiamo statisticamente a mediarne il valore e i coefficienti erano quelli. Ora si dice di utilizzare quegli stessi coefficienti? No, perché forse si capiscono meno lo 0,6 tutto. Bene, ma almeno il 2 nel muscle up è obbligatorio usarlo perché è un'alzata che è pesantemente sminuita. Sempre nel salotto andremo a vedere come cambieranno. Se lo salotto è già stato fatto e stai vedendo questo video nei giorni successivi a lunedì, lunedì in questo caso 24 giugno 2024, vai e guardati anche il salotto di Simone, coefficienti o total. Degno di nota. Ma in futuro, quando questi atleti, che in realtà sono atleti che si allenavano sull'upper da 15 anni, quindi avevano raggiunto un livello mostruoso di upper, per esempio, poi si sono adattati allo squat, hanno iniziato ad allenare le gambe in 4-5 anni, non so ora quanto tempo, sono arrivati ad un livello altissimo anche nella parte inferiore del corpo. Ma questa è una condizione che non si verificherà mai più, perché adesso la gente inizia a fare street lifting, ma se all'ottica delle competizioni, qual è la prima alzata da allenare? Qual è l'alzata più importante, quella che vi fa fare più chili? Se a me venisse in mente un nuovo atleta da allenare in ottica di una competizione da fare tra 4 anni, io non lo farei iniziare dal muscle up, lo farei iniziare dallo squat, perché lo squat è la prima alzata che deve portare in alto. Esatto, questo è un ottimo ragionamento di Andrea. Dice, ok, il neofita si appassiona di street lifting, non ha neanche il muscle up, ma allora chi se ne frega? No. Se volete che uno sport sopravviva, bisogna formare le giovani leve, non bisogna andare sui vecchi ragazzi, dove per vecchi non è un insulto, è per dire sono atleti già fatti, formati, che hanno fatto il loro percorso e lo faranno ancora, gli auguro per 40 anni, ma bisogna pensare al futuro, capito? Quindi questo è il ragionamento che bisogna fare quando si organizza e dire.
Bene, lo vado a far diventare squat centrico? Ci sono già altre discipline dove si fa lo squat centrismo, quindi se vogliamo diventare una sottodisciplina del powerlifting, allora sì, è la strada da fare. Proporre lo squat a parità è la strada da fare, perché uno compete, dice ma io sono forte, me ne vado a fare il powerlifting. Quindi, come dico da anni, lo street lifting come uno sport minore del powerlifting. Io non l'ho mai visto così e mai lo vedrò. Ma se questo è il trend, sicuramente la cosa migliore da fare è utilizzare il total. Se vuole essere competitivo con i suoi avversari. Le altre alzate sono marginali, sono di marginale importanza. Di sicuro cercherei di puntare anche sul dip, perché il dip è un'altra alzata che ti permette di fare tantissimi chili. Poi, in terzo luogo, il chin up e, come ultimo, il muscle up. Il muscle up che dovrebbe essere in teoria l'alzata caratteristica di questa disciplina, e invece è quella che non ha senso allenare, quella che bisogna... Ecco, l'alzata caratteristica, qui non si tratta di amare o non amare il muscle up, si tratta che il muscle up è un'alzata che identifica questa disciplina, perché nelle altre discipline non esiste, lo squat esiste anche in altre discipline, altri movimenti esistono, ma il muscle up, che è un movimento anche dato non solo dalla forza, forza esplosiva in questo caso, la forza massimale, la coordinazione, ci sono una serie di componentistiche che vanno a stabilire un muscle up fatto bene. Quindi dovrebbe essere veramente tutelato ed è quello che io auspico che tutti capiranno e che si farà. Bisogna allenare meno, che ti stressa solamente, ti toglie tanta energia e per salire di 2,5 kg nel muscle up ci vuole una vita. Per salire di 2,5 kg nel dip, nello squat, è molto più semplice, perché in termini assoluti lo squat permette di fare molti, ma molti più chili rispetto alle altre alzate. Ora vi dico secondo me cosa accadrà col total secco tra 4, 5, 10 anni, non lo so quanto tempo, ma prima di tutto lo street lifting diventerà un trampolino di lancio verso il powerlifting, perché comunque si inizia ad allenare lo squat. Cioè io quando ho iniziato questo sport l'ho iniziato, come molti ragazzi che alleno, perché mi piace la parte del corpo libero, quindi le trazioni, i muscle up e i dip, non perché mi piace lo squat. Poi, nelle competizioni di street lifting ormai c'è lo squat, fa parte delle quattro alzate? Sì, sicuramente fa parte ed è ormai insindacabile il fatto che ne faccia parte a tutti gli effetti, ma di sicuro io non... Assolutamente, qui non si parla di dire stronzate tipo rimuoviamo lo squat, è impossibile, l'ho già spiegato 50.000 volte, squat, muscle up, dip, pull up o chin up sono le alzate che identificano, non è che si può fare ogni minuto dei cambiamenti così a caso, bisogna ragionare e guardare la storia. Su questo però si può lavorare per bilanciarle senza fare l'errore delle skills. Attenzione, il movimento delle skills è andato morendo, anche chi dice non è vero è così, perché si sono complicate troppo le regole, quindi hanno tirato fuori delle regole veramente su punteggi che non scrivono, il pubblico non lo capiva, e se il pubblico non lo capisce non inizierà a praticarlo, quindi non darà una nuova generazione. Questo è il problema, ma succede così in tutti gli sport. Anche nel calcio, l'Islanda fece bene agli europei quando impiantò tutti i campi di calcio in sintetico per far allenare le nuove generazioni. Infatti ottennero un buon risultato che non avevano mai ottenuto prima. È normale, bisogna investire e guardare nel futuro, non guardare solo il presente. Si vuole fare lo stesso errore dello street lifting, ammazzandolo così per farlo diventare una succursale del powerlifting? Io da anni, trovi qua sul canale video dove faccio questi ragionamenti, da tantissimi anni, per poi sentirmi dire la stessa cosa anni dopo. Non faccio questo sport per lo squat. Cosa va a succedere? Che i nuovi si approcciano a questa disciplina, che iniziano ad allenare lo squat e magari poi iniziano a migliorare in esso, spesso poi alla fine passano al powerlifting, perché nel powerlifting è necessario essere forti sullo squat, il body weight non influenza la prestazione come nello street lifting e si può puntare ad aumentare sempre di più lo squat andando di pari passo anche con le altre alzate. Vero, e questo è il caso delle donne. Tantissime ragazze che praticavano o praticano ancora powerlifting o ibrido vengono giù nello streetlifting e vincono per questo motivo. Ma il caso di Anita quest'anno, che saluto, è stato emblematico. Vedere una donna cinquantenne così forte fare delle alzate veramente pazzesche, penalizzata dallo squat, perché giustamente lei, avendo un problema all'anca, ha provato a squattare, mi sembra sui 90-100 kg, ma ovviamente non l'ha allenato tutta la vita. Arriva una dalla powerlifting, può allenare in breve tempo chin up, pull up,
Oudip e in 2 secondi vince la competizione. Questo è sbagliato, ma non per l'atleta con cui mi complimento. Gli atleti sempre vanno i complimenti per l'impegno, non è una critica all'atleta, è semplicemente una considerazione del movimento su come tutelarlo. E anche quelle atlete o atleti che arrivano dal powerlifting e si vogliono cimentare nello streetlifting, è giusto che facciano il loro percorso per incrementare quelle alzate, quindi che sia equo per tutti. Io non voglio più fare powerlifting, bene, mi cimento ad allenare il muscle up come Dio comanda, fatto bene, e cercare di essere competitivo, non che ho strada facile e posso vincere tranquillamente con lo squat. Questo è il discorso, il punto della situazione. Date cosa che nello streetlifting è parecchio difficile, perché aumenta il BV, aumenta lo squat, ma la trazione va a diminuire. Ovviamente questo in ottica gare non incide minimamente, perché che comunque portando sullo squat il chin up, anche se dovesse scendere, non è un problema, il total continua a salire. Però a livello di ottica dello sport non ha molto senso. In pratica io mi ritrovo con delle alzate che sarebbero quelle caratteristiche che non ha senso allenare, che quindi sono costretto a tralasciare in favore di un'alzata che è l'ultima arrivata ed è quella predominante. Quindi io, da appassionato di trazioni, dip e muscle up, devo allenare come alzata principale lo squat, se voglio competere ovviamente. Poi, se voglio stare a casa e allenarmi a casa, posso fare quello che voglio. Però il fatto che non si può essere competitivi solo per un'alzata rispetto alle altre tre non è molto normale e porterà questo sport ad avere dei muscle up molto bassi in gara, dei chin up medi. Aggiungerei bassi e sporchi, perché si va a bandire anche la tecnica di esecuzione. Vabbè, anche se scalcio cosa succede? Ma il keep è keep questo? Cioè si va veramente a uccidere un qualcosa che è stato costruito negli anni. Perché cosa? Non fatemi essere volgare. Dip altissimi e squat altissimi. Le gare tra 4-5 anni saranno così. Poi chi dice il contrario è perché sicuramente o allo squat forte o agli allievi con lo squat forte, quindi al momento, proprio a livello personale e soggettivo, non gli interessa cambiare le cose, non gli interessa aprire nessun dibattito. E aggiungo, ma così non saremmo competitivi a livello europeo. Europeo di cosa? Cioè, se uno detta una condizione, un miglioramento, anche gli altri si possono adeguare. Cioè, io non capisco questa cosa del sottomettersi. In Italia abbiamo i numeri più grandi a livello assoluto, sia come iscritti, sia come praticanti, sia come tutto. E non capisco questa cosa del non voler mettersi a un tavolo a cambiare le cose, perché è importante questa concezione. Poi, se ognuno vuole solo la vetrinetta fatta bene per mettersi in mostra, come dice Andrea Mantello, è un'altra cosa. Io sicuramente metterò in discussione questa cosa e mi batterò affinché siano reinseriti nel muscle up almeno i coefficienti. È fondamentale questa cosa. Tu cosa ne pensi? Descrivi, dici cosa ne pensi, commenta, insomma, di la tua, sia che sei squat centrico, sia che non lo sia. Cioè non mi interessa, l'importante è discutere sempre nel rispetto delle persone, però dire la vostra, non dire è la prima volta che si cerca di fare cosa, che siamo anni che tutti organizziamo, facciamo, ci mettiamo alla prova, ci mettiamo tempo, denaro, soldi, eccetera. Anche tu atleta ci mancherebbe, ma noi dal nostro punto di vista ogni anno cerchiamo di fare un lavoro che poi non è messo in mostra, magari, non si vede, ma fidatevi che c'è un sacco di lavoro dietro, per qualsiasi cosa che venga fatta. E quando si vedono questi numeri, veramente, che qualsiasi calcolo ti dimostra che non è la giusta via il total, stare zitti? Assolutamente no. Quindi io prometto che mi metterò d'impegno in questa causa e vedremo cosa succederà. Segui il salotto, mi raccomando. Perché la cosa più importante è vinciamo le gare, facciamo pubblicità alla nostra palestra. Purtroppo è brutto dire queste cose, ma è quello che vedo. Ovviamente non farò nomi perché non mi riferisco a nessuno in particolare, ma credo che in molti casi il problema è il non voler vedere. Esatto, Andrea la prende piano, oppure la prende in modo abbastanza cruento, ma è così, ognuno guarda il piccolo orticello senza guardare la visione d'insieme. Quindi questo è un punto veramente cruciale. Che questa disciplina sta diventando il trampolino di lancio del powerlifting, dipende proprio dal fatto che attualmente queste condizioni ci stanno bene per le gare, perché avere lo squat forte, chin up discreto, dip forte magari, muscle up discreto, ci porta comunque a vincere le gare, quindi non ce ne frega niente delle volte. Esatto, perché c'è sempre l'ego, l'ecocentrismo, quindi se si guarda con l'ego si guarda il proprio risultato, a me non me ne frega, va bene così, no, perché si sminuisce lo sport che pratichi, se non lo praticherà più nessuno, avverrà la stessa cosa che è accaduta nelle skills, e se non la pratica più nessuno, sei campione di che cosa? Punto di domanda.
l'evoluzione di questo sport. Quindi, se la direzione che vogliamo dare allo street lifting è questa, ovvero che chi inizia questa disciplina deve concentrarsi sullo squat e poi magari anche sulle altre alzate, va bene così. Se invece vogliamo che lo street lifting sia uno sport serio ma caratteristico e che la gente rimanga ad allenare street lifting, che la gente abbia la motivazione ad allenare i muscle up, altrimenti non si vedranno più dei muscle up molto alti o dei chin up molto alti, perché non ha senso, perché è uno spreco enorme di energie per un'alzata che ti porta a meno della metà di quanto potresti fare di squat. In media si vede. Vero, e personalmente ho sentito anche privatamente diversi atleti di altre nazioni dirmi vabbè, ma tanto non serve, anche se sto a perdere il mio tempo parlando non porta niente, quindi va bene, tutti remissivi. Non ho capito assolutamente questo atteggiamento. Vedono nella mia categoria, ad esempio, chin up che oscillano tra i 70 e sotto gli 80 kg, ma squat che oscillano tra i 200 e i 220 kg. Quindi capirete che è molto più importante ai fini del total allenare lo squat, non il chin up che ti porta molti meno chili. O il muscle up addirittura, che i pesi si aggirano tra i 20 e i 30 kg. È meglio. Vero, vero tutto questo discorso. Penso ad Antonio Murelli, che è un mio paziente, nonché atleta, che seguiamo col coaching di Calisthenics Brain. Antonio mi ha fatto vedere e mi ha detto: caspita, vorrei entrare nell'intermedio. E abbiamo visto che semplicemente aumentando lo squat lui potrebbe competere, anche forse vincere la categoria intermedia, quello perché non c'è il muscle up. Quindi ovviamente lo squat è determinante, si possono mettere tantissimi chili in un anno ed è così, è palese, però non si possono penalizzare atleti veramente completi in tre movimenti solo a discapito dello squat. Questo non vuol dire che quegli atleti non alleneranno lo squat, anzi, però dedicheranno tempo anche alle altre alzate. Distruggersi per passare da 20 a 25 kg di muscle up o allenarsi normalmente per passare da 190 a 200 kg di squat? Facciamoci queste domande. Ovviamente io ho a cuore la disciplina che pratico, io ho iniziato dalle skills ma alleno le trazioni, i dip da praticamente sempre e sono le alzate caratteristiche, quelle che mi piace allenare. Se io dovessi basare i miei allenamenti totalmente sullo squat, vi dico la verità, a quel punto probabilmente allenerei la panca e lo stacco e lascerei stare le trazioni muscle up in linea di logica di competizioni. Probabilmente sarei poi man mano più competitivo. Ma qui la situazione non è soggettiva. Cosa farei io? Cosa dovrei fare io in base alle mie caratteristiche, in base a quello che mi piace? Non sono io, ma è lo sport. Se ragioniamo in termini di io, non cresceremo mai. Se ragioniamo in termini di collettività, di sport, ad andare a cercare un'evoluzione che vada verso la nostra disciplina, quindi che motivi la gente ad allenare i muscle up, ad allenare i chin up, allora avremo un'evoluzione in quel senso. Altrimenti, negli anni, avremo sempre dei muscle up più scarsi, chin up più scarsi, a favore di dip e squat molto alti. Che dire, penso che Andrea Mantello sia stato esaustivo in tutto il discorso. Fammi sapere cosa ne pensi, ci vediamo al salotto di Simone. Ticket della Strength War e delle Titan qui in descrizione, non farti perdere e non perdere la promo. Ciao ciao.